Muhammad ha delle ascendenze berbere. E suo padre è molto più scuro di lui, suo padre ha lavorato nel mondo della scuola e credo gli abbia trasmesso una grande curiosità intellettuale. Ma poi mi piace anche dire che Muhammad ha vissuto duramente il suo approccio con l'Italia. Ricordo una volta come mi parlasse di un periodo per noi di festività cristiane, dove per sfuggire alla curiosità della polizia era a Roma, in un quartiere di periferia di lusso, aveva pensato bene di andare a riposare sopra la forcella di un albero. E da questo albero vedeva dentro le case, lui infreddolito, le case dei ricchi, dove c'era tutto un grande ben di Dio. E lui non aveva assolutamente niente. Di lì a poco era stato chiamato anche nel nord d'Italia, con la promessa di lavorare in un cantiere edile, invece era un bluff, un grande inganno. Si ritrova dentro senza acqua, senza riscaldamento, in una casa in costruzione dove lui ed altri poveri disgraziati morivano di freddo. Lui ha fatto i conti, in un'epoca ormai lontana, con il rigetto che c'era anche allora contro i cosiddetti diversi. Lo stesso di rigetto che hanno avuto tanti italiani quando a milioni hanno attraversato l'oceano per andare negli Stati Uniti. E da questa sua esperienza è nata questa forza di proporre gli oggetti della sua cultura, in particolare questo straordinario oggetto dell'anima che è rappresentato dal tappeto berbero, che viene realizzato in modo particolare in piccoli centri delle montagne dell'Atlante, da cooperative di donne che hanno un peso molto enorme nella società maschile, tant'è che spesso sono loro a mandare avanti l'economia degli stessi paesi. Ecco, insomma, questo è Muhammad, il Muhammad che oggi ci ha portato qui, in questo posto molto bello.